Abbiamo deciso che mentre applichiamo la massima rigorosa attivazione di tutte le norme sanitarie, il contenimento, le zone arancioni e quindi i restringimenti, mentre facciamo questo col massimo rigore dobbiamo però preoccuparci in un tempo ragionevole di riportare l'aeroporto ai livelli del 2019. Quindi abbiamo approvato un bando per 800.000 euro datoci dalla Regione, che ringrazio, per nuove rotte, nuovi voli a partire da Natale, se sarà possibile, o viceversa da primavera del 21, e che potrebbe essere aggiudicato a qualsiasi compagnia aerea voglia fare le nuove rotte di Berlino, di Parigi, Torino, rafforzare quelle di Milano e proporci eventualmente nuove rotte internazionali. E contemporaneamente, per la prima volta in Italia, ho proposto e approvato in Consiglio di Amministrazione, su mia iniziativa, un Recovery Airport Plan, cioè un piano industriale innovativo di 2 anni che prevede che a partire dal gennaio 2021 per arrivare alla fine del 2022, superata l'emergenza Covid nei modi e nelle forme che il Governo e la Regione più rigorose riterranno, però noi già lavoriamo per riportare in 2 anni l'aeroporto a 700.000 passeggeri nel 2022 e a 1 milione nel 2023, con un piano industriale credibile, nuove rotte, nuovi investimenti e nuove relazioni con le compagnie aeree. È una cosa molto importante che permetterà alla Regione Abruzzo e al nostro aeroporto di essere leader su questa proposta in tutta Italia. Siamo i primi, cioè, a pensare contemporaneamente alla massima urgenza sanitaria e il rigore necessario, però a preoccuparci in 2-3 anni di riportare tutto in maniera credibile e seria ai livelli necessari per l'economia abruzzese. Questo anno però si chiude con numeri che, per quanto concerne gli ultimi mesi, non sono positivi. È un discorso nazionale per via dell'emergenza? Certo, ma è proprio questo il motivo. Il motivo è che gli aeroporti perdono l'80% dei passeggeri. Noi stiamo sul 72-73, ma la media è 80%, e quindi andrebbero alla morte sostanzialmente, una lenta agonia nel resistere al Covid. Resistere al Covid ci sta il massimo rigore, ma bisogna prepararsi a una rinascita che, insieme al vaccino anti-Covid, permetta all'economia e quindi agli aeroporti di essere pronti al rilancio. Nessuno sarà pronto se non si decide da adesso cosa fare e se non c'è una strategia industriale, di mercato e di impresa adeguata. Noi ce l'abbiamo, l'abbiamo approvata, l'abbiamo scritta, l'abbiamo preparata, e quindi partiamo con 6 mesi di anticipo rispetto alle scadenze, ci auguriamo, del vaccino anti-Covid e della fine dell'emergenza sanitaria.